Ciao ragazzacci, io sono il 25 e sono qui su Farming Simulator 17. Allora, come vedete, c'è il volante, c'è un joystick con una manetta, non vi preoccupate. Ho settato tutto per poter giocare questo gioco, c'ho anche il trackier che adesso vi faccio vedere in azione, per giocare, per fare delle mini missioni, inventate delle mini missioni che si possono fare su Farming, con il massimo del realismo. Prima di cosa, vedete qua, io posso muovere la testa a destra e a sinistra. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, acceleriamo. Vedete qua, c'ho lo sterzo, non utilizzerò subito il controller. Guardate qui, posso girarmi indietro, posso girarmi dietro dall'altra parte, posso guardare in su, posso guardare in giù. Oh, che figata! Questa è una serie iperrealistica che ho voluto fare su Farming. Mini missioni, non potremo utilizzare la videocamera esterna, quindi dobbiamo utilizzare sempre tutto quanto, tutto più o meno più realistico possibile. Andiamo di qua, un po' in marcia indietro. Ok, la prima volta che gioco col volante. Che caspita, è un casino perché adesso io non so quando sono buono per attaccarmi, quindi più o meno così dovrei riuscire ad attaccarmi. Perfetto, premiamo Q. Ok, l'ho attaccato, tengo la videocamera come si chiama? Tengo questo qui sulle gambe, la tastierina, la mini tastierina. Mamma mia, che difficoltà comunque dover girare così. 900 gradi si fanno sentire tutti. Andiamo in marcia indietro. No, aspetta, facciamo manovra. Oggi cosa faremo? Oggi faremo, ci prenderemo cura di 20 mucche. Ci hanno chiamato per fare questo lavoretto in stalla. Ok, quindi ricarichiamoci con l'acqua. Ok, siamo ricaricati. Possiamo andare a portare la nostra cisternina dalle mucche. Mamma mia, che figata, ragazzi. Col trackier, il volante e questo qui che vedremo far poco, non ve lo preoccupate, lo vedremo fra poco, è veramente bellissimo. Allora andiamo di qua, perfetto. Ho sempre criticato io Farming con il volante, però devo dire che provarci per la prima volta è molto figo, è molto. Allora, prima di cosa, perché sono venuto qui? Tanto qui non posso fare niente. Allora, faccio il giro largo perché tanto c'ho lo sterzo un po' leggerino forse per i trattori. Qui sto utilizzando un cambio automatico perché comunque, come vedete, non c'era il posto per mettere anche il cambio, cioè non riuscivo a fare l'inquadratura fatta bene. Allora, ho dovuto togliere la leva del cambio per far posto a questo joystick, che è il mio vecchio joystick che usavo per gli aerei. Allora, andiamo di qua per scaricare l'acqua. Si scarica qui, perfetto. Non tutti i pulsanti sono settati sul controller, ma non avrebbe neanche senso perché tanto io posso scaricare premendolo ahí con la tastierina. Ok, abbiamo finito, stacchiamo questo carrobotte, andiamo perché adesso dobbiamo fare la razione mista. Prima di ogni cosa andiamo a prenderci lo strumento che ho lasciato apposta in mezzo alle scatole per non dimenticarmi quello che dovevo fare. Eccolo qui, mamma mia che figata comunque con il volante, ragazzi. È che ci vuole tipo 20 minuti per settare tutto, quindi è un po' uno stress, però è veramente figo, è veramente figo. Vai più piano, gentilmente, vai piano, vai piano. Ok, perfetto così. Ok, colleghiamoci anche con questo, perfetto. Andiamo ancora in retromarcia e ci mettiamo. Andiamo ad avvicinarci perché dobbiamo andare a prendere le balle. E le balle le ho messe sotto una tettoia perché comunque le balle non è che si lasciano così in mezzo alla strada, cioè bisogna metterle il punto giusto. Se si chiama farming iperrealistico, deve essere iperrealistico. Allora, visto che è iperrealistico, non mi permetto a toccare le culture degli altri. Ok, perfetto. Allora, aspettate un attimo che vado a cambiare mezzo. Ve lo faccio vedere da fuori. Questo è il mio JCB. Guardate qui, se io faccio così allungo, così accorcio, in posizione centrale non fa niente. Poi posso alzare la forca, alzare il braccettino. È bellissimo, ragazzi. Però io non ci ho mai giocato così e sarà un po' difficile. Visto che è iperrealistico, premiamoci, torniamo all'interno. Come sempre, siamo all'interno di questo. Mamma mia, che figata, ragazzi! Mamma mia, lo potete immaginare. Allora, prima di cosa che facciamo? Andiamo a prendere una ballettina di paglia. Me lo metti a posto, ok? Facendo attenzione. Comunque, guidare questi mezzi snodati con il volante è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia, ragazzi. È tutta un'altra storia, è veramente bellissimo. Allora, io devo fare un po' di manovra qui per potermi. Caspita, caspita, caspita. Aspetta, aspetta, no, non facciamo danni. È che ancora devo capire come fare ad andare a marcia avanti, a marcia indietro. Non è semplicissimo, ragazzi. Sembra semplice, ma non lo è. È più difficile forse guidare così. Allora, alziamo, alziamo, alziamo. Non vedrò mai nella vita che cosa sto andando a prendere. Beh, bene, va bene. Com'è che non si vede niente? Ragazzi, sapete che faccio? Ho detto che magari. Però così non vedo niente, non vedo. Fatemi un attimo sistemare. La miseria. L'ho fatta un po' troppo alta, ma ce la possiamo fare. Sapete cosa? Per anche ma maggior divertimento proverei. Ah, vero, io tanto c'ho l'allungabile, c'ho. Hop.
Ok, un altro pochino. Ah, questo qui è il massimo. Va bene, come facciamo a vederlo dall'interno? Non lo so. Allora, mettiamolo. No, la forca, mettimi la forca così. Vai che lo prendiamo così. Piano piano, piano piano, che qua buttiamo tutto, rischiamo di buttare veramente il mondo. Un altro pochino in avanti, un altro pochino, perfetto. Allora, alzalo. No, 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 scusi, non faccia casino, non faccia così, si fidi di me, andiamo a marcia indietro, che sennò buttiamo tutto. Guardate qui, quanto sono diventato bravo, quanto sono diventato bravo. Prima di cosa, rallentiamo un po' e accorciamo qui il braccetto. Ok, braccetto accorciato, mettiamo questo così e lo abbassiamo un pochino. Abbassiamo, abbassiamo. Mamma mia, che figata, ragazzi. Allora, prima di cosa, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a trovare un altro mezzo, perché io ho collegato il mezzo sbagliato. Quindi rimettiamoci nella visuale interna perché va bene tutto. Ho sbagliato mezzo, non è quello il mezzo che mi serviva, ma era un altro. Quindi ritorniamo sul trattore. Ho già sganciato tutto quanto e devo andare di qua perché devo prendere prima lo sparaballe. Io lo chiamo sparaballe, quello che è per fare il letto di paglia alle mucche. Ovviamente utilizzeremo ogni volta che è possibile, utilizzeremo la visuale interna, tranne quando veramente è difficilissimo, perché comunque penso che nella realtà spazi di visuale siano maggiori, si veda un po' meglio, non lo so, non l'ho mai usato nella realtà. Quindi andiamo di qua, perfetto, premiamo Q. Ok, andiamo con questo qui, andiamo lì sotto. Guardate che figata, ragazzi. Me l'avete chiesto tante volte, finalmente è arrivato il momento di fare una serie fatta figa, con il tracchiere. Soprattutto il tracchiere, ragazzi, aggiunge veramente una cosa incredibile. Quindi freno un po', freno un po'. Qui cosa c'è? Va bene. Fatemi premendo tab andare su questo coso qui. Ci mettiamo all'interno perché comunque è caspita, va guardato dall'interno, va guardato. Allora andiamo un po' a marcia indietro. Guardate qui che bello, che è guidare questo strumento così, ragazzi. Questo strumento così è veramente fatto bene. Ricordatevi che è la prima volta che ci gioco, quindi potrei aver sbagliato qualcosa. Magari il joystick andava messo nell'altro verso, non lo so, non lo so. Quindi così va bene, vai a marcia indietro, poi vai a marcia indietro, lasciamo qui. Ok, abbiamo messo quello giusto, poi abbassa tutto quanto. Guardate qui, posso abbassare e muovere la forca contemporaneamente. Per comodità, perché tanto non si può simulare la camminata, premo tab. Rimettiamoci nella visuale interna, perché comunque ci vuole la visuale interna, facciamo tutti il giro, cerchiamo di non calpestare le culture altrui. Io ho detto che non voglio calpestare le culture altrui e non le voglio calpestare. Passiamo in mezzo a questi alberelli qua, perché fare una manovra un po' più larga, visto che è iperrealistico. Dov'è qui? Spara da quella parte. Ok, perfetto. Quindi spara dalla parte giusta, facciamo tutto il giro della manovra. Perfetto. Poi allarghiamoci un po'. Guarda che figata, guarda che figata anche nei specchietti potersi guardare. Quindi avviciniamoci qua. Ok, poi devo premere, questo tasto non me lo ricorderò mai nella vita, perdonatemi. Devo premere la X. Ok, no, non è vero che devo premere la X, devo premere la Y. Ok, premiamo la Y, guardiamoci qua. Quando inizia a sparare e noi cominciamo a camminare. Non posso muoverlo quel cosino, eh? Secondo me si poteva muovere, se l'avessi settato meglio. Ok, aspetta che te ne faccio un altro, aspetta che te ne faccio un altro, premi. Ok, guardiamoci qua, guardate che figata, ragazzi, guardate che figata. Tu puoi guardare di qua, è bellissimo, ragazzi, non so se lo capite, ma è fantastico. Ok, perfetto, perfetto. Quindi abbiamo sparato abbastanza paglia. Facciamo qui la manovra per parcheggiare bene questo nostro attrezzo. Questo nostro attrezzo. Allora, finiamo di qua. Probabilmente in video ci saranno meno cose, ma da vedere, ma cose molto più fighe. Quindi andiamo a marcia indietro, aspetta. Aspetta che qui la marcia indietro già io faccio confusione da tutte le parti. Marcia indietro non è il mio forte, ragazzi. Marcia indietro proprio faccio abbastanza schifo. Quindi va bene così, lo lascerei anche qui, perfetto, stacchiamolo, andiamo a prendere di nuovo quell'altro, il miscelatore per la razione mista, perché comunque abbiamo bisogno della razione mista. Quindi ci avviciniamo fin qua, ok, perfetto, poi marcia indietro, marcia indietro, marcia indietro delicata, non troppo aggressiva, ti raccomando. Vediamo un po' quando è che si collega. Qui dovrebbe andare bene, ok. Ritorniamo sempre con Tab sulla nostra benna. Allora, sulla nostra benna, sì, è la nostra pinza telescopica. La chiama pinza telescopica, la categoria è quella. Allora, visto che ci siamo, accendiamo anche delle lucine, va bene. Cos'è che devo prendere? Devo prendere due di EI, quindi due di fieno. Quindi allunghiamo il nostro braccettino, solleviamolo, mettiamolo così. Sapete cosa? Visto che adesso siamo veramente lunghi, mi conviene mettermi dall'esterno, ragazzi. Mi conviene mettermi all'esterno, se no è un casino. Ok, come vedete è un po'
faccio del mio meglio, ricordatevi che sto facendo del mio meglio. Purtroppo nella realtà hai delle possibilità di manovrare sicuramente meglio. Gli snodabili, che io di solito odio, in questo modo diventano veramente comodissimi, diventano di una comodità assurda. Allora, va bene così, sai che cosa devi fare però? Abbassami un po' la forca. Ok, magari mettila così. Andiamo così, andiamo bene bene. Me ne servono due di queste, quindi prenderne due non è malissimo. Alza. Ah, ne ha presa una, ne ha presa. Va bene, va bene, va bene, va bene anche una. Quindi facciamo una cosa. Intanto accorciamo il tutto. Perfetto, perfetto. Ritorniamo all'interno, perché non è giusto utilizzare... No, aspetta, che ancora faccio confusione. No, aspetta, come faccio ad abbassarlo senza perdere niente? Vai così. Ok ragazzi, allora dobbiamo mettere due di questo fieno. Facciamo, non andiamo troppo forte, perché qui sto dosando l'acceleratore, perché non vorrei perdere la balla su farming è un'entità un po' che fa quello che gli vuole. Ho detto che non dovevo calpestare il campo, sto calpestando il campo. Va bene, piccolo, non vi preoccupate, tanto il campo non è mio, quindi andiamo così. Anche sollevando la testa non si vede niente. Buttagliela dentro, perfetto. Devo prenderne un'altra. Allora, prima di prenderne un'altra, andiamo qui, allunghiamo. Vedete qua, sto modificando. Ogni tanto sbaglio anche i pedali per accelerare, per frenare. Sono abituato a giocare con le mani. Ed è veramente difficile per me. Quindi va bene così. Come sempre, visto che non si vede niente, in questo caso, solo in questo caso, uso la visuale interna. Quindi aspettate che qui io già sbaglio a comandare le cose. Ok, così, vai così. Prendiamo questo qui. Vai, piano piano. Sono messo bene, ragazzi. Si vede niente questo paletto. Scusi, signor paletto. Ok, forse mi conviene andare un po' più in qua e poi allargarmi. Perfetto, ragazzi. Qua le manovre... Oh, caspita, ho urtato il microfono. Le manovre si devono fare delicate. Delicate perché... Se no facciamo del danno. Ok, l'ho presa. Allora, sapete che faccio? Io solleverei un po' così. Andiamo a marcia indietro. Già non aver buttato tutta la pila... di cose per me perfetto, quindi visto che abbiamo finito di lavorare così in alto, abbassiamo come sempre. Ok, e andiamo a posare anche quest'altra balletta. Guardate qui che figata. Poi ho messo anche il ground response per avere un maggior controllo, veramente figo. Ok, solleva. Mamma mia ragazzi, mi sembra veramente di essere su questa mini pala, è una pizza telescopica, ma è veramente figo. Allora aspetta un po', alza, io già non mi regolo quando c'ho la visuale esterna, figuriamoci quella interna. Ok, questo l'abbiamo preso. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere una di paglia. Ci arrivo in questo modo, fatemi... guardate qui, puoi passare proprio a un millimetro da tutto quanto, perché comunque... Ce la fai a fare le manovre fatte bene. Di solito esco pazzo con le pale, con i trattori che sono così, con lo snodo centrale. In questo caso mi sto divertendo veramente da morire. Quindi, come sempre, facciamo questa piccola operazione di allungamento. Ok. Magari mi giro da questa parte, così ve lo faccio vedere anche meglio. Guardate qui, io posso comandare tutto quanto. Posso comandare. Sollevalo un po' di più. Che cos'è? Il massimo già questa? Sì, è il massimo, vai avanti. Un po' più su. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oh, perfetto. Aspetta. Che caspita fai? Vai indietro senza prendere la cosa. Sei pazzo, sei. Ok, vai così. Non buttiamo niente. Piccole manovre. Ok, piccoli movimenti. Accorciamo tutto il braccetto. Ritorniamo all'interno, come sempre. Ok, abbassiamo il braccetto, vai qua, marcia indietro, c'è qualcosa dietro, guardate che figata avere il tracchiere per spostare le cose, è bellissimo ragazzi, è bellissimo, cioè io mi sto divertendo come un matto, magari non lo so, se questa mini serie vi piace e volete che continui, lasciate un pollice in su, fatemi capire che vi sta piacendo, fatemi un commento, fatemi capire che siete interessati a questa serie, io la posso portare anche avanti, anche perché ci vogliono tipo 25 minuti per sistemare tutto, ci vuole un po' per farla. Allora andiamo avanti, poi buttiamo anche questa. Ok, allora abbiamo finito qui con questa pinza, sì abbiamo finito, però dobbiamo andare a prendere l'altra pinza, perché comunque come vedete qui... Questo qui è una pinza per le balle. Dobbiamo prendere la pinza per le balle fasciate. Quindi io andrei di qua. Piano piano. Ok, perfetto. Lascio questa qui. Premo Q.
Ok, però sapete che cosa faccio, ragazzi? Noi ci fermiamo qui. Se questa serie vi piace e volete vederne ancora, vi ricordo di lasciare un commento mi piace, di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di condividere il video se potete e noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao!